climatici creano un circolo vizioso, la neve è sempre più scura, riflette di meno i raggi del sole e accelera così lo scioglimento dei ghiacci. Anna Paola Ricci. La Groenlandia diventa più calda. Dal 1982 la superficie della seconda calotta di ghiaccio più grande del pianeta dopo l'Antartide si è riscaldata di 2,7 gradi Celsius. Non solo, la neve diventa più scura, contiene particelle che assorbono la luce e impediscono al manto nevoso di riflettere il sole e così lo scioglimento accelera. La neve scura è stata esaminata da un pool di scienziati e non sarebbe legata all'inquinamento atmosferico. Senza il solito biancore, però, si scioglie più in fretta. I fiocchi, opachi, risultano fragili. Equilibri saltati, spiegano gli studiosi, come il blocco atmosferico che ha ridotto le tempeste di neve importanti per rinnovare stagione dopo stagione il manto. I ghiacciai si sciolgono troppo in fretta. Questo è uno dei più grandi. Lo stanno studiando l'Università tedesca di Potsdam, quella di Copenaghen e della Norvegia, quel rapido dissolversi di immense masse d'acqua destinate all'oceano. Se nulla verrà fatto per ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica nell'aria, lo scioglimento di giganti di ghiaccio come questo potrebbe innalzare il livello dei mari di 1,5 centimetri. Ha protetto la notizia fino all'ultimo. Naomi Campbell, 51 anni sabato, è diventata madre di una bambina. L'annuncio senza dettagli sulla propria pagina Instagram. Barbara Modesti.